Tolberg, una vittoria importante, vittoria netta, avete avuto sempre il controllo della partita, il controllo del gioco, maggiore concentrazione, forse anche maggiore voglia di vincere. Sì, per fortuna, perché abbiamo lasciato tutto in campo questa partita, siamo state concentrate, diciamo dai primi 15 minuti in poi, concentrate veramente. All'inizio abbiamo sbagliato un po', però poi abbiamo migliorato. Ecco, ora avete posto un'ipoteca, una pietra su questo scudetto. È chiaro, c'è da giocare una partita a Salerno, un'eventuale gara 3 a Salerno, però intanto in questo momento tutto sembra girare dalla parte dell'Erice. Sì, step by step, andiamo piano piano. Dobbiamo ancora giocare a casa loro e sappiamo che è una trasferta difficile a casa loro con i suoi tifosi. Ma noi abbiamo questa voglia di vincere lo scudetto che penso che si vede quando giochiamo qua o dove andiamo a giocare. Non abbiamo paura di nessuno, rispetto di tutti però. Il primo tempo è andato ed è l'Erice, ora c'è da giocare un secondo tempo a Salerno e poi chissà, dovete guadagnare poi la possibilità di giocarvi questo scudetto per una bella, che si giocherebbe comunque a Salerno. Sì, la prima parte è andata molto ma molto male, abbiamo sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare e credo che ognuna di noi debba passarsi una mano sulla coscienza e rivedere i propri sbagli dalla prima all'ultima. Sono fiduciosa nella mia squadra però perché abbiamo la possibilità comunque di giocare in casa. Ecco, che cosa non ha funzionato? Siete partite anche bene, poi vi siete spente progressivamente. Penso che non abbia funzionato soprattutto la difesa. Come ho detto nell'intervista passata, avevo detto che c'erano tanti errori da fare, cioè che facevamo in difesa, ma credo che ci è mancato anche l'attacco oggi. Ecco, come si può recuperare in così poco tempo, perché si gioca già domenica gara 2? Credo che sia una questione mentale, non si tratta più di una questione fisica, abbiamo poco tempo per recuperare, penso che sia tutta una questione mentale.